Altra bella iniziativa dell'ASL, dell'ospedale, in particolare anche del percorso di prevenzione e gestione del tumore della mammella che fa referno sulla breast unit dell'ospedale e dell'azienda. Dopo un tumore al seno, sentirsi ancora belle, pittura, fotografia e body art therapy. Anche soltanto il titolo di questa iniziativa manifestazione fa un po' effetto, quindi emozione in qualche maniera. Personalmente, come dirigente dell'azienda, direttore dell'ospedale, adesso direttore sanitario aziendale, mi ha sempre appassionato contaminare l'istituzione, la sanità, l'ospedale, l'azienda sanitaria con la possibilità di aprirsi anche a manifestazioni del mondo civile, del territorio, della città e tra queste anche l'arte. Abbiamo avuto diverse esperienze in passato, le abbiamo ancora, sono rappresentate anche diciamo in vari luoghi dell'ospedale e questa si inserisce in questo contesto un po' di tradizione che ci fa piacere anche continuare a sviluppare. In questo caso quindi l'arte in qualche maniera, tutte le espressioni umane fanno parte di quello che è il complesso, la natura olistica dell'essere umano in cui la salute è un elemento costituzionale, ma anche la capacità espressiva dell'essere umano è un altro elemento costituzionale, quindi fondere queste due aspetti importanti dell'essere umano e della società anche che aggrega gli esseri umani è particolarmente importante. Su questo le strutture sanitarie, anche noi in particolare, ci siamo un pochettino anche cimentati, messi in gioco, aperti. E oggi la espressione artistica non è soltanto ospitata, ma vede protagonisti le stesse persone che si trovano a essere protagonisti di problemi di salute, in particolare le donne, ma non solo le donne, quindi diventano protagoniste dell'espressione artistica, in questo caso gli artisti, ma le stesse donne diventano soggetto dell'espressione artistica stessa, quindi c'è una molteplicità di valori che coabitano in questa iniziativa che mi piaceva un pochettino osservare e sottolineare. Quindi non solo la sanità si apre all'arte nelle proprie strutture, in particolare alla società civile, cercando di interloquire attraverso tutti gli elementi costitutivi, ma in questo caso si apre a un'arte di cui i pazienti sono protagonisti, sia come promotori, come artisti, sia come soggetti proprio della rappresentazione artistica, quindi soggetti dell'arte stessa, quindi in questo caso della pittura, e addirittura mettendo tra virgolette in gioco il proprio corpo che è stato poi oggetto dell'intervento di salute, in questo caso quindi dell'intervento chirurgico di tumore al seno. Ecco, in questo contesto io sono particolarmente grato a chi ha promosso questa iniziativa, in particolare la professoressa Anzoghi, ma l'artista Anna Maria Mazzini e l'associazione di cui è promotrice. Sono particolarmente grato al MAD, a Fabio D'Achille, che già abbiamo ospitato in alcune espressioni artistiche qua in alcuni spazi dell'ospedale, che sono stati poi protagonisti, soprattutto a tutte le donne che si sono e che sono documentano la propria esperienza molto, molto così emotiva, molto coinvolgente, molto comunicativa attraverso la loro delle opere di cui sono state protagoniste e delle esperienze che vengono descritte lungo le opere. Sono grato ovviamente alla Breast Unit, che costituisce un punto di riferimento per non solo per l'attività sanitaria ma per tutte queste attività di contaminazione, ma soprattutto di collaborazione all'attività terapeutica, che tante attività, tanti valori quindi che tanti valori vengono, contribuiscono, quindi arricchiscono e aiutano, e a tutte le associazioni
e anche i privati che hanno contribuito a questa iniziativa. E in questo senso quindi lascio poi la parola agli altri interventi, a cominciare da quello del dottor Ricci, che parlerà della salute al femminile e della body art therapy nel contesto di cui ho brevemente accennato. Quindi lascio la parola al dottor Ricci per l'esposizione. Buongiorno a tutti, grazie per la vostra presenza. Innanzitutto voglio ringraziare anche i nostri sponsor, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, l'Andos di Sezze, la farmacia Gian Antonio e l'associazione Anna Laura di Terracina, che ci hanno dato sicuramente anche un supporto materiale per realizzare questa conferenza e questa mostra. La body art therapy. La body art therapy rientra in quelle che noi chiamiamo terapie integrate in senologia. Le terapie integrate in senologia hanno avuto la loro dignità a partire dal 2018, quando l'American Society of Cancer Oncology e la SIO, la Society for Integrative Oncology, ne ha riconosciuto la piena dignità nel percorso di presa in carico delle donne affette da tumore al seno. Praticamente abbiamo capito che non bisognava curare solo il corpo delle donne, ma anche tutto ciò che le circonda, quindi il loro stato psicosociale, il loro calarsi nella realtà della malattia, ma anche non essere isolati e quindi avere questo contesto relazionale. Quindi questo è la body art therapy, rientra a pieno titolo in queste terapie integrate. Noi come Breast Unit ne facciamo altre, come la mente therapy, quella del gomito doloroso, oppure lo yoga, l'acupuntura, eccetera. Quindi crediamo molto in questa forma di supporto per le donne affette da cancro. Il seno ha sempre rappresentato, fin dall'antichità, qualcosa di importante forse nella storia dell'uomo. Se noi pensiamo che già nel 2900 avanti Cristo i primi idoli scolpiti in pietra che mostravano il seno alle isole Scilladi, quindi 2900 avanti Cristo. Oppure il papiro famosissimo di Edwin Smith, 1600 avanti Cristo, quando venne ritrovato a Tebe, dove si dice il primo medico della storia, Imhotep, descrive in questo papiro e rappresenta 48 casi di donne che avevano dignità chirurgica in quanto affette da tumore al seno. Ma anche la stessa, diciamo, iconografia o iconologia cristiana, se vogliamo, no? Se pensiamo che il seno, la protettrice è Sant'Agata, che nel 250 d.C. venne torturata e gli vennero amputate con delle cesoie il seno perché rifiutò le avanze di Quintiliano, che era all'epoca governatore della Sicilia, questa bellissima giovinetta, rifiutando le sue avanze, gli fu amputato il seno, venne sbattuto in carcere, la notte San Pietro la visitò e gli restituì il seno, restituzio ad integrum, cioè che è un concetto medico che noi teniamo presente nel momento in cui ci accingiamo ad operare le donne. Ma se vogliamo anche un po' più modernamente, no? Se pensiamo, che ne so, al titolo anche questa presentazione di oggi. Ricordate, non so se pensate, avete presente un quadro di Klimt alla Galleria d'Arte Moderna a Roma, si chiama Le tre età della vita, le tre età della donna, dove è rappresentato in questo quadro una bambina, una donna matura e una donna nella bellezza della sua senilità, dico io. Bene, tutto quanto questo rappresenta l'excursus della donna, la cosiddetta immagine corporea, cioè il seno che accompagna il percorso di vita di una donna. È una cosa fantastica, ma la cosa particolare è che lo stesso Klimt chiamò questo quadro Le tre età della vita, le tre età della donna, quasi a simboleggiare donna quale vita, vita quale donna. Oppure se facciamo un passo leggermente a ritroso all'inizio dell'Ottocento, se pensiamo a quel famoso pittore Eugène Delacroix, quando dipinge quella donna, non so se la ricordate, con la bandiera francese a seno scoperto, che la donna, la libertà che guida il popolo. Beh, ecco, coniughiamo questi due eventi, questi due quadri, eccetera. Da una parte vita, donna, libertà. Se vogliamo è un po' il motto che stanno attuando attualmente le donne in Iran per lottare per i loro diritti e la loro dignità. Infatti lo slogan che portano avanti è vita, donna, libertà. E forse, se vogliamo, uno slogan talmente importante che potremmo quasi, non per niente ho citato Eugène Delacroix, perché è quasi importante quanto forse era quello della rivoluzione francese, libertà, liberté, égalité, fraternité,
In fondo questa è una nuova rivoluzione, perché le donne stanno lottando per i loro diritti, anche il diritto alla salute, il diritto ad avere una chirurgia di tipo conservativo. Perché dico questo? Perché se noi ci pensiamo un attimo, il seno nell'immaginario collettivo evoca sempre profonde ed ancestrali sensazioni, no? Quali sono le sensazioni che il seno evoca durante la storia ad ognuno di noi? Evoca il senso della bellezza, se noi pensiamo alla sensualità, alla sessualità, all'erotismo. Evoca il senso della gioia, se lo rapportiamo alla gravidanza, all'allattamento. Oppure al peccato, se lo riferiamo alla morale cattolica, alla religione. O anche alla sofferenza, se pensiamo alla malattia che colpisce le donne al seno, ma anche alla sofferenza legata alle mutilazioni genitali femminili, perché molto spesso noi pensiamo sempre alle mutilazioni genitali femminili sempre riferite alla vagina, alla cosiddetta infibulazione più o meno di vari gradi fino ad arrivare all'infibulazione faraonica. Ma in realtà esiste anche la mutilazione genitale del seno, poco conosciuta, ma vi assicuro che esiste. Cioè in alcune zone dell'Africa, la vedremo sempre di più, le bambine in fase adolescenziale vengono trattate con dei ferri roventi o delle pietre bollenti per impedirgli lo sviluppo del seno, che viene deformato e alterato. Io dico la donna diventa una chatterbox, dicono gli inglesi, no? Una scatola parlante ad uso e desiderio dell'uomo. Ecco, questo veramente è qualcosa di estremamente grave. E quindi anche nella mutilazione femminile bisogna tenere presente che c'è anche l'alterazione del seno. Volevo concludere, non volevo tediarvi ulteriormente, perché penso che il significato della mostra di oggi, noi abbiamo voluto, e ringrazio Anna Maria che mi onora della sua amicizia e del suo affetto, di averci scelto come Breast Unit, perché voleva scegliere tante altre Breast Unit in Italia. Quindi io la ringrazio e vi faccio un applauso pubblicamente per aver scelto lei. Noi Anna vogliamo dare un piccolo contributo, spero di esserci riuscito con la nostra ASL, perché oggi è veramente, credo, qualcosa di presentazione al femminile. Due grandi donne, la nostra attrice, la nostra direttrice generale, che è sempre presente in queste cose e dimostra sempre la sua sensibilità. Quindi ecco, noi vogliamo dare quel piccolo granello di contributo, dico io, nello scorrere del tempo della clessidra della storia. Vogliamo che ci sia, noi vogliamo essere a fianco a queste donne che dimostrano coraggio e consapevolezza, perché se le donne dimostrano coraggio e consapevolezza possono raggiungere grandi risultati. Pensate che nel 2009 9 donne marciarono sulla Casa Bianca per rivendicare i diritti che ottennero per essere trattate adeguatamente quando erano colpite da tumore al seno metastatico. Sto parlando di 9 donne. Sono riuscita ad ottenere quella che dopo è diventata la giornata internazionale, che noi anche qui alla Lina abbiamo celebrato con la direttrice a Cisterna, la giornata internazionale del tumore al seno metastatico, perché hanno dimostrato coraggio e consapevolezza. Tant'è vero che quel giorno che viene celebrato il 13 ottobre si chiama Awareness Day, proprio il giorno della consapevolezza. Io credo che sia importante stare a fianco alle donne e credo che questo sia il messaggio principale. Perché se è vero che hanno ottenuto dei diritti, secondo me c'è ancora un po' di strada da compiere. Vi ringrazio. Bene, adesso io volevo lasciare, fuori programma, io volevo leggere il messaggio che mi ha mandato una donna operata al seno, a cui ho chiesto quando si parlava di costruire questa iniziativa un parere, no? Perché c'era anche qualche dubbio, funziona o non funziona. Una persona che conosco che è stato operato al seno, ho chiesto un parere. Vi leggo brevemente il messaggio che mi hanno mandato riguardo a questa morte. La mia idea la do subito: l'arte in tutte le sue espressioni è un modo per affrontare, vedere con occhi diversi e rappresentare la realtà, e quindi la felicità, il dolore, la bellezza, la paura e molto altro. L'arte in tutte queste accezioni è intima e liberatoria, è una mostra costruita sulla sfida alla malattia e sulla comprensione di quanto sia importante volersi bene sempre, anche a fronte di forti menomazioni e arte a tutto tondo. Percepire se stessi diversi dagli altri, ma non farne un dramma, comprendendone il perché e facendolo comprendere gli altri attraverso l'altre, l'arte è una meravigliosa forma di libertà. L'idea è fantastica. Sì.
su questa anche piccola testimonianza che ho ricevuto, mi verrà a comunicarvi. Lascio la parola e do il saluto e ringrazio il direttore del Museo d'Arte Diffusa MAD, Fabio Dalille, che è un po' l'organizzatore della mostra, e poi a seguire l'autrice delle opere e l'artista Anna Maria Mazzini. Fabio. Buongiorno. Ma intanto sono io che ringrazio voi e che ringrazio anche Anna Maria, perché insomma in verità noi ci siamo conosciuti diciamo artisticamente sui social, e quando io ho scoperto il suo lavoro ho cercato di proporlo in questo nostro contesto, perché comunque è un contesto vivissimo, cioè la testimonianza del nostro Ricci, che comunque insomma diciamo è una sorta di genio del seno e di questa tematica, perché comunque in qualche maniera ha anche già affrontato il tema dell'arte e del seno in tutte le sue conferenze che ha tenuto anche all'estero, che gli hanno portato anche dei premi importanti per la sua carriera, quindi diciamo che era fondamentale incontrare una personalità scientifica a fianco a quella artistica, perché insomma, come dimostra, c'è tanto da fare. Ho pensato di proporre a Sergio e naturalmente alla ASL e quindi anche alla dottoressa Cavalli, che saluto, incontro per la prima volta, e perché questo nostro ospedale comunque è il nodo di tante vicende e di tante vicende umane, no? E portare una testimonianza di sicuramente di malattia, ma anche di rinascita, no? di trasformazione, di modo, da modo a tante altre donne e anche a tante altre famiglie, a tanti altri uomini coinvolti in queste dinamiche. Io sono uno di quelli, cioè mia mamma è stata operata al seno recentemente, da anziana, c'è una sorella con un problema al collo, cioè devo dire che non si può pensare che è un problema solo delle donne, no? È un problema di tutti, no? Quindi in quest'ottica trasportare questa vicenda così bella, così, con un messaggio così forte, era importante farlo dentro questo spazio. Quindi, come in altre occasioni mi è capitato, perché la vostra azienda è estremamente sensibile a questo tipo di iniziative che sono, diciamo, di arte sociale, io anche nell'unità del Day Hospital HIV abbiamo la mostra di Rugo Alberto sulla prevenzione dell'HIV, quindi insomma diciamo in verità insomma, noi stiamo in questo ospedale da qualche anno già come MAD, e quindi mi piaceva di rientrare così soprattutto nel reparto, no? Perché poi a senologia c'è una parte importante di questa mostra, stanno 6-7 opere di Anna Maria che in qualche maniera sono cioè raccontano la sua arte, no? In verità la cosa interessante è come lei ha voluto un po' anche enfatizzare questa sua rinascita e solidarizzarla con le altre donne, no? Nella speranza che possano avere la stessa esperienza, quindi cioè, trasportare la sua arte sul corpo degli altri, come rivivere anche un po' questa rinascita della cosiddetta guarigione, anche se è sempre un percorso, quello della guarigione non è mai una cosa sempre definitiva, soprattutto con questo tipo di patologia. Quindi ecco, io ringrazio lei e penso che l'ospedale, in qualche maniera, è un po' questa mostra nell'ospedale è un po' come un messaggio dentro una bottiglia, no? Cioè che non è che la devi per forza rompere per leggere che c'è dentro il foglio, no? Si può guardare anche da fuori e capire che è proprio il contenitore che può diventare un veicolo di consolazione, un veicolo di rinascita, un veicolo di competenze, perché poi voi siete su questo siete competenti, e quindi in quest'ottica la creatività fa bingo insieme al vostro lavoro. Grazie. Grazie. Grazie Fabio Dalille. Adesso Anna Maria Mazzini, che ci parla in particolare, penso, della mostra, della sua esperienza e quella delle donne che sono state soggetto, quindi si sono rese soggetto e sono protagoniste poi attraverso le opere. Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie di essere presenti. Io devo dire che già ho iniziato a portarmi un sacco di emozioni. L'artista è quello di cui si nutre e ha bisogno per creare delle opere d'arte, quindi tutte le emozioni del dottor Parrocchia, di Fabio, della dottoressa Cavalli, di Fabio, per me sono fondamentali. E, allora, questa mostra nasce in una maniera molto semplice,
devo dire, perché la body art therapy è venuta a cercarmi. Io dipingo dall'età di 8 anni, oggi ne ho 54, quindi il mio talento già è nato, forse l'ho affinato. E la malattia che mi ha colpito e che mi ha messo a dura prova mi ha salvata, però. E a quel punto, in quel momento, io ho sentito fortissimo questo debito di gratitudine da ripagare, quindi mi sono attaccata alla mia vita ancora di più. E la malattia non viene solo per ammalarti, o meglio, per quanto mi riguarda. Che cosa farne adesso di tutto ciò? Perché ti porta a sviluppare un profondo spirito di ricerca, perché comunque affronti la morte, hai paura, hai questa vita in mano, non sai quanto tempo ti rimane, che cosa faccio? Posso lasciare un segno? Posso aiutare il prossimo? Non è facile poterlo diciamo rappresentare con le emozioni, o ce l'hai dentro o non ce l'hai. Quindi, ritornando al mio discorso iniziale, è stato molto semplice per me. Come è apparsa questa tecnica? Perché io fino a 45 anni ho sempre dipinto sulle tele e non potevo certo immaginare che all'improvviso queste tele diventassero dei corpi di donne con i seni mutilati, che poi è una parola che a me non piace, un po' diversi. E mi ricordo che ero a Bergamo a inaugurare una squadra di Dragon Boat, che è uno sport che fanno nel mondo 250 squadre di donne operate di tumore al seno, perché è uno sport che permette, grazie all'uso della pagaia, che è un remo, okay, di tenere un braccio, uno dei due, poi a seconda se uno si siede a destra o a sinistra, di tenere alto il braccio che ha subito uno svuotamento del cavo ascellare, che è diciamo un'altra patologia alla quale la donna è soggetta e si può rigonfiare. Mo, ecco, se mai poi qualcun altro vuole intervenire per definire meglio, a me lasciate la parte artistica. E quindi ero lì con questa mia squadra e mi ricordo quella sera io dividevo la stanza con una collega. E lei verso sera, io vedo la sua immagine riflessa allo specchio, aveva lasciato la porta leggermente socchiusa, e praticamente in quel preciso momento lei, vedo che si copre, cioè aveva il seno in quel momento mastectomato, era di transito, doveva ancora aspettare, no, la ricostruzione totale, ma in quel momento qualche donna può vivere un trauma e quindi insomma, anche se poi il tempo sì, benissimo, è galantuomo, tutto quello che ti pare, però insomma viviamo un po' delle situazioni che spesso ci portano a passare un tempo un po' lungo, no? Quindi dobbiamo fare i conti con noi stessi e accettare delle situazioni insomma che non sono facili. E a quel punto vedo che lei si copre il seno, piange, e io entro in quella lacrima, ma vi ripeto, mi viene in maniera molto naturale, visualizzo in quel momento su quella cicatrice un'opera d'arte, ma non sapevo assolutamente che cosa potesse significare. Il giorno dopo ho detto, ma forse ci sono dei colori che si usano sul corpo? E così ho conosciuto questi colori, ho sperimentato la body art, ho preso una modella, una mia carissima amica che mi dava tantissima fiducia come pittrice, ho detto proviamo a fare questa cosa, non so perché ma lo sento, a me basta sentire, tutte le risposte stanno lì, questo vale un po' per tutti. E lei si è sentita bene. E poi ho provato con una seconda donna e tutte si sentivano meglio, riuscivano ad accettare questo cambiamento. Io quando ho quel corpo lì davanti e ho le mie tele che fanno da background, perché queste sono tutte tele che io ho diciamo creato nel mio momento di protocollo durante 5 anni, no? C'è un protocollo che dura 5 anni, tu dipingi, che fai? Dipingi. Io ho cominciato a tirare fuori questa arte, che poi in quel momento per me è cambiata, perché io adoravo il figurativo femminile, il figurativo in generale, questo braccio si era bloccato, dovevo in qualche modo utilizzare l'altro e non sapevo come fare, quindi non avevo più quella linea perfetta e così mi sono buttata su un materico astratto, informale e mi ha guarito. Però io lì in quel momento ho capito del potere e della forza terapeutica che potessi uscire fuori da quel colore, da quel
da quel momento di arte, dico, Dio, è così allora? Perché io mi ricordo che poi ogni 3 mesi, ogni 6 mesi andavo a fare le mie visite e i miei valori erano in perfetto equilibrio. E quindi per questo, no, quello che diceva prima il professore, l'arte, veramente potrebbero essere delle medicine a sostegno delle cure oncologiche meravigliose. E niente, va bene, credo di avervi detto tutto. Poi, insomma, mentre parlo, mi emoziono. L'ultima cosa che mi è venuta in mente mentre ha letto quel messaggio di quella donna che diceva proprio della potenza dell'arte. Io ogni volta che ho questo corpo davanti e lo devo dipingere, per me è un inno alla vita, perché io ho questa donna che sta lì, che certe volte che non conosce nemmeno, che si affida, che ha viaggiato tutta Italia semplicemente per un'immagine. Quindi tu già lì dici, ma quanta emozione può uscire fuori da questa immagine? Questa donna sta lì, si affida completamente a me, non mi ha mai visto. Io ho lei che è una mia grandissima amica, che mi accompagna durante tutto il percorso. Questi sono elaborati che durano 6-7 ore e con la stessa delicatezza che un chirurgo usa il suo bisturi, io uso il mio pennello e mi prendo a cura questo corpo e quel corpo mi mette alla prova, mi tira fuori tutto il massimo e dice ok, adesso facciamo un inno alla vita attraverso quel corpo, i miei colori, insomma. E quindi vi ripeto, io sono contenta perché ho dato un senso alla mia vita anche grazie a questa malattia. Sono diventata quella che sono, oggi gli dico grazie. Comunque sono riuscita a farne un percorso meraviglioso. E quindi veramente basta. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Posso fare una domanda? Ma le donne che hanno fatto da soggetto hanno scelto tra virgolette sfondo, il background, o è stato associato da lei? No, lo sento io, ma poi una storia meravigliosa, grazie di questo, riguarda proprio quello che succede. Sono rimasto veramente colpito, non è che sono esperto a prima, è veramente un'opera bellissima. È veramente bellissima, è un'esplosione veramente di colori, di vita, di messaggi. E quello era meraviglioso di questo, no, se c'era stata una informazione sulla scelta. La scelta è, diciamo, seguita dall'intuito. Io mi lascio seguire e succede esattamente quello che deve succedere, perché ogni donna che si trova esattamente dietro quel quadro è il suo di quadro, ma io non lo so, ma lo sa lei, quella che sta dentro di me. Quell'altra che mi segue, io, sì, è quell'altra, perché io mi ricordo che quando venne la Cristiana Stefanotto, e con orgoglio, ne cito il nome e il cognome perché lei è altrettanto orgogliosa, che veniva da Padova, è stata la protagonista di questo quadro con i girasoli. Lei si presenta a studio per la prima volta attraversando mezza Italia con 2 bambini in macchina e il marito al cancello del mio studio mi fa: oddio signora Mazzini, scusi, è tardi, lo so, ma abbiamo fatto questo viaggio in macchina quando ci siamo fermati, cioè quando abbiamo attraversato la Toscana, quel campo di girasoli non ci poteva che non fermare, io così ho fatto un sacco di scatti. Lei entra nello studio e trova i girasoli, ma questo è niente, io potrei raccontarvi questi differenti su ogni quadro. Quindi continuo a fare quello per cui sono nata ed è molto semplice. Sono contenta di averlo scoperto e di averlo messo al servizio del mondo per migliorarlo in qualche modo. Insomma, do il mio piccolo contributo. Grazie tante di nuovo. Dottoressa Cavalli, nostro direttore generale, so che ci tiene tanto a questo tema e anche penso a questa iniziativa. Grazie, sì. Ringrazio tutti per la presenza di oggi, gli organizzatori, il nostro dottor Parrocchia, il dottor Ricci della Breast Unit e Fabio D'Achille, che ha inaugurato questa modalità così bella, e l'artista, l'autrice di queste opere è Anna Maria Mazzini. Devo dire che quando mi è stato parlato di questo evento, di questa opportunità, sono stata subito molto favorevole. Ho sempre pensato che le nostre strutture sanitarie, quindi anche gli ospedali,
poiché sono, cioè devono essere luoghi di vita, e quindi un po' tutte le varie forme di vita, e quindi inclusa l'arte, devono trovare la possibilità di esprimersi all'interno, e credo che tutto questo possa aiutare i nostri pazienti, ma anche i nostri operatori, poi nello svolgimento della propria missione. Sempre di più questo è stato vero, prima del Covid devo dire c'erano forse molte più occasioni, si stavano proprio sviluppando anche strutture molto aperte sotto questo punto di vista, anche a livello diciamo così progettuale. Oggi stiamo tornando a poter vivere una serie di momenti di integrazione che credo possano fare la differenza. Spesso noi abbiamo dei luoghi che rischiano di diventare un po' asfittici, no? Per chi li frequenta, ed è una considerazione che tutti noi, poi è vero che uno si abitua perché poi la quotidianità uccide l'occhio, uccide un po' tutto, però questi momenti danno un po' di risveglio sotto, e credo che chi abbia un animo artistico possa dare un contributo notevolissimo. Abbiamo visto come l'arte possa essere terapia sia per chi possiamo dire è un artista o comunque si cimenta nella produzione artistica pur non essendo artista o pur non avendo un particolare estro, no? Ma proprio perché è una terapia che fa bene all'animo, ma anche per chi ne può godere, quindi pur senza essere artisti, ma dei semplici fruitori. E l'aspetto della fruizione è quella che noi oggi rendiamo più vicino a chi verrà in questi luoghi. E io volevo dire quello che a me ha suscitato la visione di queste opere. Devo dire quello che mi ha stimolato di più è stata una riflessione, e una riflessione nel rapporto con il nostro corpo, quindi pensare la malattia rispetto a malattie pesanti appunto che possono inficiare, come è il tumore al seno, anche forse l'aspetto più riconducibile alla femminilità, no? Per una donna, anche per motivi storici che l'hanno fortemente legata alla femminilità, al seno. E quindi come questo rapporto possa essere interpretato e rinnovarsi dentro, come appunto prima citavate, il colore, la speranza, ma anche in qualche modo le espressioni che di queste donne emergono dai quadri. E ci vedo una positività. Ognuna interpretata nel suo modo, già solo la locandina fa vedere delle diverse interpretazioni, e questo penso che sia bello, e credo che chiunque per qualunque motivo venga in una struttura sanitaria avendo un problema di salute si pone un problema riferito al suo rapporto con il proprio corpo, e sviluppare una riflessione o un'emozione magari credo sia un qualcosa in più che noi possiamo dare ai nostri pazienti nel facilitare un percorso che a volte si risolve in pochi minuti, ma a volte invece può essere anche lungo, tanto nel tempo. E quindi io vi ringrazio, credo che sia un'iniziativa veramente bella e veramente innovativa, soprattutto dopo il Covid, dove le nostre strutture si erano proprio chiuse. E diciamo così progressivamente le stiamo riaprendo, e credo che questa sia un'iniziativa di apertura e integrazione che vada proprio nel segno giusto. Grazie. Qualcuno apre qualche finestra, non sarebbe male, bisognerebbe, a proposito. Grazie tante. E se c'è qualche riflessione, qualche intervento da parte di chi partecipa a questa manifestazione volentieri, so che qualcuno magari aveva desiderio di dire qualcosa, libero, visto che coglie emozioni da parte, magari non so se c'è qualche, vedo qualche artista ex dipendente tra l'altro tra le fila degli spalti in giro, no? C'era qualcuno che voleva intervenire? Sì, certo. Direi un'altra cosa io, ma semplicemente perché l'ha fatto Ricci, però lo voglio rinnovare, insomma io voglio ringraziare le associazioni di volontariato, no? Che generalmente chiedono un contributo ai cittadini, no? O alle istituzioni o ai privati per fare attività, e questa volta invece sono state loro a mettere un contributo per fare questa
per fare i pannelli, per realizzare un minimo di locandine, per fare i manifesti 6x3 che usciranno nei prossimi giorni. Cioè, devo dire che questa cosa a me mi ha colpito tantissimo e ero un po' in imbarazzo quando Ricci mi diceva: guarda che abbiamo trovato qualche contributo dalla LIRT, dall'Andos, dall'associazione Anna Laura. Io ho detto: io ho trovato una farmacia, mi sembrava più compatibile, no? nel progetto. Invece devo dire che questa cosa mi ha toccato e vi ringrazio immensamente. Grazie. C'era qualcuno che voleva intervenire? No, una cosa intanto, se c'è qualcuno che vuole intervenire, volevo un attimo. Prego, prego. Sì, volevo aggiungere. Ecco, ho capito. Facciamo un attimo la parola. Prego. Diamo la precedenza alla signora. Sì, buongiorno a tutti. Saluto la presidenza e la dottoressa dirigente che in questi giorni hanno detto che l'ospedale di Latina è uno dei migliori. Giusto? Non so perché sei una deficiente donna oppure è così, ma qualcosa da migliorare sempre. Dottor Parrocchia, l'altra volta ci siamo visti e sentiti insieme e dicevo: apre le borse perché ha bisogno la struttura di soldi, insomma. E dico, l'artista mi ha toccato profondamente. Allora dico, sono fortunata che io ho un'artista in casa, Angela Cacciotti Mittrice, che ama tanto, già da piccola pure lei, che disegnava, fa dei quadri bellissimi, ma anche di questi, devo dire. Io sono stata toccata dal tumore circa 23 anni fa, chemioterapia, radioterapia, controlli, tutto quanto, meno male che ci sono i controlli, sempre qui a Latina. Sono stati effettuati e dopo i controlli, anno per anno, mi ritorna questa bestia di coriale. Poi è una cosa che ti porti dietro. E nel 2017 conosco il professor Ricci, mi sono attaccata a lui, io faccio parte della LIRT, ho sempre seguito. Ho fatto 20 anni di amministrazione al Comune Simone, ci hanno aiutato tanto a Simonita per la prevenzione. E mi dedico tuttora per questo, per le donne. E ho operato da Ricci, ci ritornerei, ma speriamo di no, che non sia la terza volta. Però lo dico a chi magari mi chiama, mi chiede consiglio, io sono quella che comporto gli altri. Però dentro di me rimane. Però si va avanti, che si deve fare, la vita è questa. E niente, volevo dire, è come una malattia, una qualsiasi, e ci sono le cure, per fortuna le cure buone, la prevenzione ci aiuta, dei maestri che abbiamo, che ce ne sono, che lavorano veramente con passione, con dedizione. E io vi ringrazio tanto, e scusate, giornata è giusta questa, ogni occasione noi siamo qua, grazie. Grazie. Adesso ti guardo, quindi se vuoi. Allora, innanzitutto mi sembra un po' irrisorio quello che io posso dire dopo un intervento del genere. Mi andava semplicemente di sottolineare la potenza evocativa delle immagini che condensa i messaggi, quindi in questo caso abbiamo il messaggio non solo della prevenzione ma della consapevolezza e come queste rappresentazioni, quando il corpo diventa protagonista, riflette in qualche modo quelli che sono le fasi di costituzione dell'io, cioè c'è quella fase dello specchio dei bambini dove il bambino si guarda, non riconosce la propria immagine, poi piano piano riconosce l'immagine, gioca con l'immagine e costituisce l'io, cioè la consapevolezza di quello che è. Mi andava semplicemente di riconfermare
l'importanza del messaggio, che per noi poi è al di là di quello che è la forza e la potenza del messaggio della donna, ma la consapevolezza di quello che è e della prevenzione che poi è della cura del momento. Va bene, grazie. Grazie tante per dare questa chiave di lettura così approfondita e tecnica. Penso che se non ci sono altre cose possiamo chiudere. Volevo solo dire che questa mostra è stata possibile anche grazie a dei locali recentemente ristrutturati dell'ospedale, grazie all'impegno di tutta l'azienda, in particolare del direttore generale, che comunque ha restituito chiaramente per l'assistenza, per i servizi, ma anche perché possano essere anche occasionalmente luogo di espressioni anche artistiche, in particolare la piastra del poliambulatorio, che è prima era sede del 118, dove molte opere tra UCUP e poliambulatorio sono esposte, e poi questa che comunque è una palazzina nuova, quindi molto bella, ma anche l'ingresso dell'ospedale, che abbiamo adeguato, ristrutturato e comunque reso assolutamente dignitoso. Ce ne sono alcune opere oltre che sulla Breast Unit, quindi diciamo che queste occasioni sono anche frutto di un lavoro di restituzione chiaramente all'ospedale, all'assistenza, alla città, di luoghi che devono essere comunque resi dignitosi. Questo è stato anche un intento, anche una linea diciamo strategica intrapresa dalla direzione generale fin dall'inizio della Costituzione, quindi questa è anche l'occasione. Bene, se non ci sono altri interventi, io ringrazio tutti, vi invito compatibilmente ovviamente con le attività in corso a visitare le opere che sono in parte qui, a questo piano di sopra, ma soprattutto poliambulatorio e CUP, e poi vediamo se qualcuno volesse in Brano Salis, chiaramente impressioni di però sempre attraverso una programmazione, però sono chiaramente visitabili, fruibili se non l'avete già fatto, e rimarranno in sede fino a buona parte del mese di maggio, per cui c'è tempo di goderle, con l'auspicio che avremo altre occasioni proposte, ma anche ci proporremo anche per altre forme di espressione artistica, non sono i quadri, anche nell'ospedale, chissà se riprenderemo qualche occasione anche di carattere musicale, che abbiamo fatto in passato prima del Covid con tanto successo, cioè da rimettere in piedi il pianoforte, perché sta ancora là, lo dobbiamo utilizzare per rendere fruibile, insomma, di cose oltre all'assistenza ce ne abbiamo tante in campo. Bene, grazie, allora grazie a tutti voi, grazie di nuovo alla signora Mazzini, a tutte le donne, a tutte le associazioni che hanno contribuito, a chiunque è intervenuto in questa sede, quindi ci vediamo nella prossima occasione, spero presto. Scusate, grazie. Solo un piccolo fuori programma. La nostra artista vuole fare un piccolo omaggio alla direttrice, non sapeva nulla nessuno, ne aveva parlato solo con me, quindi è veramente una sorpresa. Un attimo solo. A beneficio della stampa. Gracias.